Federico, con l'impegno che hai messo, sicuramente qualcosa ti aspettavi, ma forse di questo livello no. Sì, beh, l'impegno è sempre ripagato, ecco, alla passione. E quindi è stata più una cosa automatica, molte volte veniva da solo il fatto di suonare e dei brani difficili invece che suonare dei brani più facili, ciò che avrei dovuto fare. Tu cercavi una sfida con te stesso. C'è sempre una sfida con te stesso, nel senso che non hai mai un momento in cui non puoi migliorare, quindi sì. Una cosa importante, adesso hai cominciato a pensare come comincerà a cambiare la tua vita. Sì, sicuramente cambierà la mia vita, essendo che è un impegno molto, molto difficile, molto anche professionale, però come è il mio motto che dico sempre, che non c'è mai un giorno in cui non lavori senza passione, se no quello non è lavoro. Sassuolo, Milano, che differenza. Ovviamente Sassuolo-Milano la differenza è comunque abissale, cioè Milano è una metropoli, mentre Sassuolo è una cittadina, ecco. Però a parte questo anche i collegamenti che ha Sassuolo in confronto a Milano sono credo, davvero devastanti. Comunque Milano è aperto con il mondo, molti anche studiosi comunque della musica come Pollini, Verdi, ci sono usciti dal conservatorio, quindi per me è un grande onore, ecco. Norma, un'altra grande, come possiamo chiamarla? Intanto soddisfazione per quello che è il tuo lavoro, per quello che è la tua vita nella musica, con un altro ragazzo che comincia un percorso nuovo e gratificante. Certo, Federico Primiceri è stato una grande sorpresa, però già dalle prime battute io ho riscontrato che comunque era un grande talento. Il lockdown non l'ha assolutamente frenato, anzi l'ha spronato nell'iniziare un percorso importante che l'ha portato poi a grandi risultati. Questo qua è l'ultimo risultato grande, è proprio l'ammissione al conservatorio, nonché al liceo musicale a Milano, cosa veramente molto impegnativa, molto difficile per i ragazzi di oggi. Questo vuol dire che qua dentro si fa veramente della musica con impegno e che in mezzo ai tanti ci sono anche gli eletti. Assolutamente sì, cioè qui si fa musica ad alti livelli, con impegno e, come diceva la famosa canzone, chi fermerà la musica? Noi no, sicuramente.